Amici di Battista 70 Phon, benvenuti alla 21ª puntata del nostro consueto appuntamento settimanale. Mettiamoci la faccia, iniziamo subito con l'intorcigliamento della lingua. Vediamo un po' cosa è successo nel canale YouTube. Intanto qui abbiamo due amici, uno ve lo presenterò strada facendo. Allora, abbiamo provato un video con la GoPro 2, un video in Full HD. Diciamo che non è venuto benissimo, ma io tendo anche un pochettino ad imputare la colpa del tutto alla custodia della GoPro 2. Adesso dovrei provarla senza custodia, magari in macchina mi farò dare una mano da Lucio, la terremo fuori dal finestrino, perché io sono convinto che sia l'audio, nonostante le due aperture posteriori, che la qualità video vengono molto disturbate da questa custodia. Io l'ho anche pulita abbastanza bene, ho visto altri video su YouTube ed ho il sospetto che sia stata utilizzata senza questa custodia. Anche perché le caratteristiche sono molto elevate, anche di FPS, quindi mi sono stupito che la resa non sia stata all'altezza delle aspettative. Tanto sto sudando come un cane perché ho la lampada puntata addosso. Scusate. Poi abbiamo fatto il Mettiamoci la faccia speciale 1000 video su YouTube, di cui vado molto orgoglioso. 6 anni fa non avrei mai creduto di arrivare a farne così tante. Ero partito così per scherzo, per gioco, vediamo come va, giusto per dare qualche informazione in più, e siamo arrivati a 1000 e siamo anche arrivati a 10.000 iscritti, e la cosa mi fa davvero molto piacere perché vuol dire che comunque abbiamo lavorato penso bene per avere così tanti iscritti, così tanti affezionati al nostro canale, e ne sono davvero felice. Dopodiché abbiamo provato anche un gioco per Android molto semplice, i nostri anni 80. Se avete la mia età, siete più o meno della mia generazione, diciamo tra gli anni 60 e gli anni 70, sicuramente avrete vissuto i magici anni 80. Per la serie si stava meglio quando si stava peggio, ma lì si stava veramente bene. Vabbè, lasciamo perdere. Gioco divertente, si compone di 10 domande che spaziano, diciamo, dalla musica ai cartoni animati alle pubblicità, diciamo, e ci sono 4 alternative da indovinare. Il mio record è 44 secondi, 10 su 10, ma sicuramente mi batterete perché non sono una cima sui giochi, per cui non sono neanche molto veloce. E poi, diciamo, argomento clou della puntata, se così vogliamo dire, è la presentazione Huawei di Ascend P1 a cura del dottor Daniele De Grandis, che tra l'altro è anche ormai un amico, mi sento di chiamarlo così, una persona davvero squisita, che nonostante, diciamo, il ruolo che ricopre, vicepresidente Huawei Device Italia e non solo, di conseguenza stiamo parlando, come si suol dire, passatemi il termine, me lo passerà anche Daniele, un pezzo grosso, un pezzo da 90. Però è una persona veramente disponibile, con la giusta umiltà e la voglia di ascoltare i consigli. Vabbè, tolto questo apprezzamento, non mi va di chiamarlo in altro modo perché non lo è assolutamente, è stato presentato il P1. P1, come ben sapete, è un device dual core con un processore T-OMAP 4460, come vedete non sto leggendo nessuna parte, non ho imparato a memoria, da 1,5 GHz, fotocamera da 8 megapixel, con HDR, autofocus, LED flash, diciamo con tutti i comfort del caso, un bel display da 4 pollici 3 che secondo me è, mi sto ricredendo un po', secondo me è la dimensione ottimale. 4 pollici 3 ha la giusta tascabilità, il giusto peso. Ha uno spessore di soli 6,7 mm, ora vabbè, non mi chiedete anche le virgole perché già sto andando a memoria. Vedete, non c'è trucco, non c'è inganno, non c'è niente, sono davanti al video, vabbè, basta farlo scemo. E peso molto contenuto, una batteria da ben 1800 mAh, un display Super AMOLED HD, quindi 1280x720, a un prezzo di 449 euro. Qui qualcuno di voi ha detto che il prezzo è troppo alto perché Huawei è comunque un marchio sconosciuto e più, o per lo più conosciuto per i telefoni entry level. Sì, in effetti è vero. Diciamo che comunque aveva già fatto un passo avanti con l'Honor. Vabbè, non ha avuto una grandissima distribuzione, però parliamo già di un telefono in ogni caso con delle prestazioni abbastanza elevate ad un prezzo contenuto, perché comunque si trova sui 260 euro.
e qui parliamo di 4,49, però insomma pensiamo che meno male i diretti concorrenti escono sempre a prezzi superiori di, lasciamo perdere, Xperia S, ma gli altri meno male sono a prezzi di 150 euro in più, e questo meno male è quanto Huawei valuta, diciamo, il brand non conosciutissimo. L'hanno valutato in 150 euro e secondo me è una valutazione corretta. Ora sto aspettando che mi arrivi, doveva arrivare tra ieri e oggi, probabilmente c'è stato qualche problema e non è arrivato. Vabbè, ora passiamo a una notizia che ho appena ricevuto, infatti l'ho passata a Domenico e poi capirete perché, e sto aspettando che la scriva nel blog, se non riuscirà lui magari lo farò io, e mi è stato comunicato. Niente, ha iscritto il sandwich per il LG Optimus Dual. Sì, infatti, come vedete, abbiamo qui il presidente e il vicepresidente di LG che sono venuti a comunicarcelo direttamente. E a quanto pare LG Canada ha twittato a questo personaggio che l'Optimus 2x, il Dual, non riceverà l'upgrade ad iscritto il sandwich. The upgrade announcement was a general statement issued from headquarters. E qua, come al solito, la destra non sa quello che fa la sinistra, o per meglio dire, la testa ragiona in una maniera, le braccia, le gambe e vabbè. E l'altro vanno per i fatti loro, perché a quanto pare sembra che non sappiano. E la notizia è di BeggarRSTV.com, che non conosco, ma comunque complimenti per la tempestività, grazie a voi sempre come al solito per la prontezza del comunicato. Ho preso questo comunicato al volo perché, ripeto, mi è appena arrivato. Allora vediamo la situazione. Sembra che l'ultimo telefono che potrebbe ricevere ice cream sandwich è LG Optimus 3D, però vabbè, come si fa a sapere? Tanto magari domani esce un'altra comunicazione, vero presidente, che ci dirà che, siccome lui è affezionato a Gingerbread, non so se avete presente questo l'omino di Pampepato alias Gingerbread, e il vicepresidente che non sa più che pesce prendere, anzi, questo mi spiace dirlo, ma mi sembra più ormai il nostro amico Raffaele 5 Grana di LG, senza offesa, perché penso che sia anche abbastanza incazzato come Angry Birds, perché qui ogni 3x2 abbiamo una news, ma mai una volta che arrivi nella news positiva. Adesso volevo vedere se abbiamo ancora l'avviso del malware, riprovo ad aprire il sito, no, fortunatamente è sparito. Ogni 3x2 adesso salta fuori che gli spazio è un virus portatore di malware, e noi siamo collegati agli spazio per un paio di plugin, quindi veniamo tirati dentro anche noi. Attenzione che gli spazio porta anche cimurro, rabbia e peste. Io a volte sti avvisi non li capisco, perché non è la prima volta che esce, viene risolto. Fortunatamente questa volta la cosa si è risolta nel giro di mezza giornata. Sicuramente ci avrà fatto perdere una buona dose di visite, per questo ringrazio Chrome, ringrazio Google, e la prossima volta magari. Vabbè. Allora, poi, notizia dell'ultimo momento, il nostro amico Gianluca ha creato una guida per aggiornare nuovo tipo di Galaxy Nexus, c'è Galaxy Nexus Marco Polo Expert, scusate, c'è lo Yakutu, ed è uscito anche il Galaxy Nexus Marco Polo Expert. Per aggiornarlo, poi la guida prosegue nel nostro carissimo e tanto bistrattato forum, però qualcosa di buono c'è anche qui. Ogni tanto, se volete fare un salto, trovate la guida se avete preso uno se avete preso un Nexus di quelli in offerta a 299 euro da Marco Polo Expert, che sono andati via come il pane. Lì c'è la guida per aggiornarlo se non dovesse aggiornarsi da solo. Vediamo un po' le notizie della giornata, ora andiamo un po' così a ruota libera, perché in effetti notizie ce ne sarebbero aiosa, come si suol dire, ma non c'è una che spicca in maniera particolare. Ok, la guida, Samsung iPhone copia di un Sony Style, mo qua Samsung va a prendere che... Boh, è lì da guardare, guardatela voi, in effetti le somiglianze ci sono, ma non ho ben capito
sono utilizzati gli stessi comps di design di un pubblico dominio che Apple ha preso in prestito da altri concorrenti, tra cui Sony per sviluppare l'iPhone. E quindi a questo punto, se sono stati presi gli stessi disegni, chi ha copiato da chi? O nessuno ha copiato da nessuno? Ma vabbè, a voi la parola, sapete come la penso su questa storia dei brevetti e delle copiature? Ne ho gli zebedei strapieni, quindi fate bobby, sì, io non mi esprimo neanche più. Zuckerberg, questo bel ragazzino, per modo di dire, nessun Facebook Phone ma miglioramento della mobile experience. Caro Mark, sarebbe anche ora, perché sinceramente l'applicazione non è che sia il massimo della vita. Poi spesso e volentieri viene fuori che c'è un errore di connessione, quando magari sono le altre applicazioni si aprono magicamente tutte, sono collegato al wifi e Facebook non funziona, oppure l'apro e ora che ho visto la notifica faccio prima andare direttamente a casa della persona. Vabbè, comunque, qua c'è un'applicazione, Events Record Free, c'è stato un aggiornamento, andate a vederla. Come vi dicevo, abbiamo superato quota 10.000 iscritti su YouTube, ancora tante grazie a tutti. Da oggi c'è un nuovo modo di interagire con la ricerca di Google a mano libera. Scrivete l'iniziale di una parola, ma hanno scritto che 99 volte su 100 non capisce, quindi ne sono felice. La ricerca locale su Galaxy 3 è rimossa per errore, non ci credo. Secondo me è stata rimossa volutamente perché c'era qualcosa che non andava, e magicamente oggi mi pare di aver capito che è riapparsa ed è funzionante. Allora, l'errore lo posso fare io, lo può fare chiunque, però io penso che questi update, prima di essere messi a disposizione di tutti via OTA o via KISS, quel cavolo che è, penso che qualcuno gli dia un'occhiata. Non penso che passa uno, lo fai tu, sì, lo faccio io, hai finito? Vabbè, distribuiscilo, poi tanto ci sono quei quattro cretini che hanno il telefono, si accorgeranno loro che c'è qualche problema. Però in effetti potrebbe anche essere così, vabbè, lasciamo perdere. E poi vabbè, Team Cyanogen, si è lodato, ha fatto l'ennesimo, diciamo l'ennesima ROM Jelly Bean, ora è il turno del Galaxy Tab 2 da 7 pollici, grazie a SpikeCF85 che me l'ha segnalato, non è un po' più difficile, no? È già stato fatto anche per il Note, per l'S2, per l'S3, insomma, già una buona dose di dispositivi. Vabbè, qua nei negozi, andiamo avanti, vediamo un pochettino le notizie degli ultimi 2-3 giorni. Sì, va bene, ok. È uscito Asphalt Heat, sto aspettando che Gameloft me lo mandi, se non me lo manda me lo comprerò, tanto 76 centesimi è meno di un caffè, darò un caffè in meno, che male non mi fa, così magari mi si intorcide meno la lingua. Vi dicevo Note, S3 quando farà anche il caffè, non lo so, non mi interessa. Qui vi ho segnalato un'applicazione che ho trovato in una ROM e la trovo davvero interessante, Power Controls, si possono inserire le scorciatoie delle varie impostazioni, che ne so, 3G, GPS, Wi-Fi e quant'altro, nella tendina, non necessita di root né niente ed è gratuita, per cui abbandonato non si guarda in bocca neanche da un'altra parte, e se la volete scaricare tranquillamente lo potete fare dal market, e penso che sia compatibile un po' con tutti i dispositivi, almeno credo. Questa è la presentazione di cui abbiamo parlato, qui vabbè non ce ne frega praticamente nulla. S2, Huawei, risultati finanziari, Apple, risultati finanziari, un sguardo WhatsApp per il phone, è stato gratis per qualche ora, quindi penso e spero che ne avete approfittato. Siamo riusciti a fare polemica anche in questo articolo. Un applauso ai soliti, uno. Oggi ha preso il volo, perché all'ennesima provocazione gratuita, e abbiamo salutato, ciao Ciccio. Vabbè, il nostro amico Drift ha fatto la recensione in Dark Knight Rises sull'S3, un aggiornamento. Vabbè dai, adesso non è che dobbiamo vederci tutta la settimana di notizie, altrimenti facciamo notte, e direi che magari stanotte avrete anche qualcosa di meglio piuttosto che passarla con il sottoscritto. Che la passa col sottoscritto, c'è già una povera martire, e vabbè, direi che non è il caso di farla passare anche lui. Quindi, vabbè, dai,
Quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, sto vedendo se ho qualcos'altro in giro qua sul tavolo di particolare. No, niente, direi che va bene così, proseguono i test di Jelly Bean su Galaxy Nexus. Sono 2 giorni che non mi esce la posta di Gmail, ma probabilmente dovrò fare un hard reset, perché a furia di buttare le ROM su ROM senza fare wipe data, penso che sia il caso di dargli una pulitina. Vabbè, un'oretta di tempo da dedicargli la troverò anche, lo sistemerò. E niente, dai, fa un caldo sariano, c'ho il faretto che mi sta sciogliendo, c'ho la maglietta già pezzata dopo 10 minuti, direi che è il caso di salutarci. Io sarò qui tutto agosto, quindi salvo imprevisti, la nostra puntata settimanale per tutto agosto dovrebbe esserci. Probabilmente non ci sarà, sicuramente non ci sarà la prima settimana di settembre, che sarò finalmente in vacanza una settimana al mare. La settimana dopo, nonostante ci sarà il nostro incontro, io credo di partire già il venerdì e farmi dal venerdì alla domenica, ma il mercoledì o giovedì dovrei riuscire a registrare la puntata. Vabbè, in caso farete a meno per un paio di settimane, ma non penso che vi faccia male la cosa, anzi magari vi farà anche bene. Dai, vabbè, basta chiacchiere, Loris. Con questo concluso, saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone. Ciao, salutiamo anche i dirigenti. Ciao ciao! Battiste 70, phone, the human sensor technology.